ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Migliorare la vivibilità a Silvi Paese nel periodo estivo, cercando di trovare il giusto equilibrio tra residenti, attività commerciali e turisti. Obiettivo: liberare il centro storico dal traffico e dal caos che si registrano da giugno fino a fine agosto. Bisogna arrivare ad un punto d'incontro, così l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Scordella e dall'assessore all'ambiente Alessandro Valeriani, ha incontrato gli esponenti del comitato cittadino Silvi Alta. Qui c'è stata un'esplosione del turismo, ammettiamo che ci sono stati tante incombenze e difficoltà come sempre, quindi abbiamo cercato di incontrare le associazioni per vedere quali sono le loro richieste. Stiamo valutando, già abbiamo messo in cantiere alcuni miglioramenti per andare incontro un po' a tutte le esigenze, perché dobbiamo sempre cercare di fare da filtro tra le necessità dei commercianti che giustamente vogliono lavorare, vogliono riprendersi anche dato il brutto periodo economico che hanno passato con il Covid, e anche i residenti che giustamente vogliono essere tutelati e diciamo godersi il paese più vivibile. Presente anche Vito Partipilo, consigliere comunale di opposizione, esponente del PD, che conosce bene le dinamiche del borgo, visto che vive e risiede nella parte alta della città. Le esperienze degli anni passati hanno portato a creare un po' una situazione di equilibrio tra la necessità di creare una situazione di equilibrio tra residenti e attività commerciali, visto il grande successo che il centro storico negli ultimi anni ha avuto a livello turistico. Di comune accordo comunque c'è alla base il fatto che il centro storico va svuotato del traffico veicolare, però allo stesso modo vanno create delle condizioni affinché il residente possa parcheggiare e non essere ostaggio di questa condizione turistica di massa. Servono servizi, quindi bus navetta per i collegamenti, controlli e rispetto delle regole. Pasqualina Cameli, segretaria del Comitato Cittadino, spera che situazioni come quelle vissute negli anni addietro non debbano più ripetersi. Negli anni passati siamo stati prigionieri in casa, quindi io vedo un turismo molto più soft, diciamo, vivibile, con tanti turisti, delle belle attività, però io vedrei una certa compenetrazione tra il tessuto locale e i turisti che accolgono, che a questo punto hanno anche una bella accoglienza gradevole. L'aspetto fondamentale è che insomma si vorrebbe evitare lo street food in questa porzione del territorio di Silvi. Ma vietare lo street food io dico che è quasi impossibile, perché lo street food oramai è diventato un fenomeno nazionale. Noi dobbiamo cercare di mettere in condizione di lavorare e di renderlo vivibile, anche perché io voglio dire che lo street food qui come in altri paesi è quello che sta rianimando molto il commercio, perché comunque è impensabile che qui ci possano essere decine di attività che possono lavorare tutto l'anno. Come tutti i paesi turistici, il turismo si convoglia in 3-4 mesi l'anno.